Oh, ecco qua, ben ritrovati. In teoria siamo in onda, tutto a posto. Oggi si inizia la retrospettiva su Castlevania, grazie a questa collection pagata a due spicci, ma veramente completa. Iniziamo subito col primo capitolo per NES. In sottofondo possiamo sentire il tema dei Belmont, mi pare che si chiami così, che non è né Vampire Killer né Bloody Tears, che poi Bloody Tears è sul 2. E che c'è? Iniziamo subito col primo capitolo che è uscito per NES nell'86. Qua c'è scritto 87 perché 87 è uscito da noi in Europa, ma nell'86 è uscito appunto come Akumajo Dracula, ovvero in giapponese per il Famicom, che sarebbe il Nintendo giapponese, no? Per chi non lo sapesse. E che dire? Qual è la storia praticamente? Siamo nel 1691 e poi c'è scritta lì, tra l'altro, io ho qua una traduzione, e qua dice che la Transilvania ha potuto godere un secolo di pace per merito del leggendario Christopher Belmont, che fa parte di questa famiglia di ammazza vampiri, diciamo, e ha sigillato il Conte Dracula. Poi col passare del tempo, diciamo, come dice qui, il cuore degli umani si è indebolito. E grazie anche a un culto hanno fatto resuscitare di nuovo Dracula e sta appunto al pronipote di Christopher Belmont, ovvero Simon Belmont, che è il protagonista, uno dei protagonisti principali della serie di Castlevania, lo vedremo anche nel 2, Simon Quest in Super Castlevania 4 che vediamo qui a lato e in un sacco di altri capitoli, forse basta, non so. Che è 22enne e gli viene ereditata la Vampire Killer, che è questa frusta che permette di sconfiggere Dracula. Va bene, detto questo, let's go. Il gioco sta difficile e noi ci avvaleremo dei quick save, ovviamente. L'Egit non l'ho finito, anche se è fattibile, però quelle cose le faccio personalmente. Ah, ok, questa è la demo, non sono io. Perfetto, beh, noi skippiamo. Ecco, questo è l'intro. Ecco, questo è Vampire Killer, classico tema di Castlevania. Tra l'altro composto da due ragazze, due compositrici che si fanno annoverare nei crediti come James Banana, così questa è una curiosità. Le due compositrici si chiamano Kinu. Com'è che è? Orco 2, vedi, non sto attento. Kinuyo Yamashita e Satoe Terashima. Allora, let's go. L'altro, allora, l'ho già testato. Si finisce. Ecco, appunto. Easy. Easy, per modo di dire. Cioè, verso la fine useremo un botto di quick save. Poi, capirai, parlando ci vorrà anche di più. Il segreto qua, come se avete seguito la serie su Symphony of the Night, riconoscerete che questo è l'intro, diciamo, l'entrata del castello, che è sempre quella, dopo, nonostante gli anni passano, ma il castello è quello. Tanto Dracula, bene o male, torna sempre. Qua mi faceva un... Non mi faceva usare la frusta quando ho provato la prima volta. Va bene, torniamo indietro, non c'è niente da vedere qui. Bellissimo, quanto sono belle le canzoni di Castlevania. E questa è la Smart Bomb, perfetto. Ecco, qua c'è un trick in verità. Questo pezzo c'è anche su Symphony of the Night, se vi ricordate, se lo riuscite a riconoscere a 8 bit. Si può andare dall'altra parte se ti fai colpire dal pipistrello, come nelle speedrun si usa questo. E qua c'è il solito segreto. Noi, siccome non ci facciamo danneggiare, non so, il glitch, cioè che non è un glitch, andiamo sotto dai trogloditi, no? Dai mermen. E via così. In teoria per il primo pezzo io ho cominciato a usare il quick save. Quando è che l'ho finito di nuovo? Ieri. Vedi, avvicina le colonne e ogni tanto non parte la frusta.
E diciamo i primi livelli scorrono easy. Dopo ho bisogno dell'ausilio dei quick save, che sennò non vi riesco a far vedere tutto il gioco, purtroppo. Ma anche per comodità, perché comunque i checkpoint sono abbastanza onesti, devo dire. Ok, questo cade. Ecco. Questo dà un'invulnerabilità. Qua ci dovrebbe essere l'ascia che mi serve. Perfetto. Il tempo non ci interessa, che è l'unico che consuma. Ecco, questo è il primo boss che consuma 5 cuori. E questo è il potenziamento. Oh, ecco, già ho sbagliato. Vedi perché mi sale. Ecco. Ecco. Mamma mia, che forza questo boss. Vedi, per dire. No death primo livello è una cazzata, se mi pensate questa terra. Però è dopo che diventa tostarello. Perché comunque i boss vanno. Ecco, questo è il castello come è strutturato. Ecco perché dopo l'hanno fatto Metroidvania, perché così. Ok, un follower che sono io, perché mi seguo la chat da cosa. Ah, la croce. Vabbè, ce la teniamo. Io qua ho questa funzione che posso fare save e c'ho il quick save praticamente. Io la faccio così per precauzione a inizio di livello. Adesso io tutti i segreti non me li ricordo, però quando l'ho fatto ieri l'ho sempre trovati perché non erano poi così nascosti, diciamo. I soldi chiaramente ci danno dei punteggi per poter guadagnare delle vite extra come arcade comanda. E voilà. In realtà il primo quick save serio lo dovrò fare tra un po'. Però io diciamo dai, ogni quadro facciamocelo. Ecco, già arrivano le Medusa Head che io già tanto odio. Perché sono una rottura di balle. Ecco, infatti già. Ma il trucco è. Orca miseria, ho preso i pugnali del Kaiser. Il trucco è trovare la boccetta. Ecco, da qui io faccio un quick save che inizia la cosa tosta, aspetta, Ecco, da qui. Qui è un attimo, tipo ho perso la mia prima vita, diciamo, se giocassi canonicamente. Guardate cosa succede. Se uno non è svelto, adesso perché un po' me li ricordo, ecco tipo questo. Oh, ok. Ho rischiato, se no già ero morto. Queste ve le ricordate come sono fatte con la grafica aggiornata? Sono quelle guardie rose su Symphony of the Night. Qua c'è un segreto che ci dà un po' di vita. Adesso ve lo faccio vedere. Eccolo qui. Il pollastro. No, il tempo preso. Vabbè, che non è male in verità. Però dipende che boss c'era. Io con la boccetta mi sento più sicuro, sinceramente. Oh, incredibile, sono riuscito a sopravvivere, vedi che l'esperienza della giocata di ieri ha fruttato, ho fatto bene a rifarlo prima di fare questa live che non avevo molta voglia di fare, però alla fine ho detto io la faccio, poi se viene male viene bene, chi se ne frega, l'importante è giocare e insegnare la lore insieme. Questi sono one shot, devo stare super attento. Ok, qua salvo. Adesso sto diventando sempre più paranoico. Salvo tipo ogni 3 secondi. Tipo, guarda qua c'è il. Come lo chiamano su Symphony of the Night? Quello è tipo il. Come caspita si chiama? Non mi ricordo. Ah, ho trovato la boccetta. Manco mi sono accorto. Perfetto. Allora ho già finito il gioco. Si può dire. No, scherzo. Però mega forte. E il 2 che appare dovrebbe potenziare non la frusta ma l'arma secondaria. Perché ho notato che se tu cambi sub weapon,
Il 2, scritto con i numeri romani lì, ti si reset. 1, 2, posso salire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, perfetto. Oh, sta scorrendo da Dio sta run. Ma ripeto, il peggio deve ancora arrivare. Oh, perché se schiacci giù va giù, ma se io voglio colpire lì. Però sai che se io cado lì, non cado sulle scale, mi dà game over perché le scale possono essere solo attraversate se premi su. Ho salvato, sì. Altrimenti ti dà vuoto e game over. Aia. Ah, che odio questi. Perfetto, siamo a Carmilla. Altro boss classico di Castlevania, che è una delle succubi, se si può dire succubi, sì, servitrici di Dracula. Guardate quanto è difficile questo boss con la boccetta, eh. Sta a vedere figuraccia adesso, ecco infatti. Perché la boccetta la stanna praticamente. E insomma, anche sto boss very difficult. Abbiamo guadagnato anche una vita extra. Per ora è tutto legit. Cioè, ho fatto i salvataggi, ma non l'ho caricati. Però è stata fortuna, diciamo. Perché. E andiamo al terzo livello. Che già questa mappa ci anticipa come sarà strutturata. Ecco. Adesso mentre sale, vi spiego. Wicked Child, questa musica qui. La host del giorno che vi consiglio. Wicked Child. Del terzo livello di Castlevania, fantastica. Dopo Vampire Killer, i classiconi, Bloody Tears, Wicked Child, bellissima. Eccola. Poi adesso il ritornello inizia, eh. Aia, maledetto bastardo. Ah, pessima run. Aspetta, io scappo da un piccione che mi ha fatto investire lì. No, io carico, scusate. No, vabbè, vediamo dove arrivo. Dai, non fammo i stolti. Ecco, ho sbagliato. Vabbè, carichiamo da sotto. Dall'inizio lì. No, quanto mi dà fastidio non fare questo pezzo perfettamente. Adesso basta, eh. Ok, da Dio. Da Dio così. Perché sto gioco, se uno lo sa, fa tutto una cavolata. Questo io farei così, perfetto. Vedi, adè. Perché poi parlando è sempre più difficile. Tu du da, tu du da. Oh, quanto è bella sta canzone. Prima adesso c'è la battaglia contro i corvi che sono super fastidiosi perché si muovono contro gli schemi del personaggio, diciamo. Tu. Non ti piace il con. Vi posso consigliare anche un remix molto bello. C'è il sito OC Remix, no? Qua dovrebbe. Non appariva un segreto tipo. OC Remix si chiama Wicked Six perché è un misto tra Bloody Tears e. Ah, questo muore da solo. Ne lancia un paio, poi si suicida. Così.
Vabbè, lascia, non ci interessa perché boccetta all the way. Perfetto, 25 boccette. È tantissimo per fare qualsiasi boss. Ah, il mio pezzo prefe, salto, salto. Questo si salta. Poi chi è che c'era? Lui. Sto sovrascrivendo, tipo che c'ho il salvataggio al boss finale, ma chi se ne, cioè, nel senso, l'importante è di farlo con voi insieme. Il tempo non lo prendo, anche se, perché i boss di adesso non ne sono. Uno, due. No, inganno della cadrega. No, missato, perfetto. Uno, due. Perfetto. Oh, sono arrivato qui con la boccetta. Ah no, non è ancora ora, infatti c'è un altro pezzo prima del boss. E questo adesso è l'ultimo. No! Mamma mia, cosa stavo per fare? Va là che c'è una conferma. Mamma mia, non me lo sarei mai perdonato. Uno, due. Mamma mia. Perfetto! Uno, due. Vabbè, questo ci sta. Qua ce n'è un altro in teoria. Lo salvo per sicurezza, che è andata bella, bellissima sta run. Esatto, quello al volo lo devi prendere. Adesso c'è un altro sparino lì. Uno, uno, due, uno, due. Perfetto, arriviamo al boss di questo stage, che sono le doppie mummie. Il coltello non ci interessa. Questo io l'ho fatto un po' molto a fortuna ieri, eh. Però ecco la boccetta, perché però non avevo la boccetta. Adesso vediamo come fare. Io l'ho triggerate. Quindi oh, perfetto, così volevo fare, non c'avevo le boccette, quindi ho dovuto trovare un altro escamotage. E per favore, cioè, da Dio. E niente, si va a chiudere il terzo livello così, con la boccetta, l'arma più forte e OP di Castlevania. Che è diventato un classicone se avete seguito anche la Richter Mode di Symphony of the Night con l'Hydro Storm. È vero, qua non c'erano ancora gli item crash. Ok, siamo a metà gioco perché ci sono gli ultimi tre livelli. Ok, qua quick save a ruota. Ma alla fine non sono stati così incisivi, sti quick save. Sono contento che la live sia abbastanza fluida. Poi dopo l'ho posto anche sul tubo e ci si diverte. Questo in speedrun è una roba incredibile. Qua dava qualcosa di figo, no? Oh no, non l'ho preso. Arriva qualche altro monster nel frattempo. Mi abbasso, se no cadiamo. Oh, ma che vuoi fare? Perfetto, grazie della spintarella. Ok, incredibile, alla prima botta. Ieri ci ho messo una vita a fa sto pezzo. Ecco, qua è tosta. Poi dico sempre così, poi mi va a culo. E quindi, no, vabbè. Ok, let's go, let's go. Siamo già in superficie di sto pezzo. Perché adesso arrivano i Flea Man. No, questa è un'infamata. Aspetta, riavvio perché non è mai capitato che venisse da dietro alla prima volta. Sono stata un'infamata.
Io sono sicuro. Ma come? Questi siete degli infamoni, però. No, no, odio, odio totale. Ma si sono sicuro che non veniva da dietro, eh? La prima volta. Invulnerabilità e let's go. Mi sono perso un botto di cuori grandi. Questo chissà com'è in speedrun, non devi far così. Ah no! No, adesso me la gioco, però il segreto era che te andavi dritto. Vabbè, meglio così, che andavi dritto e neanche faceva in tempo a crearsi. Solo che un attimo mi ha preso male l'istinto della perfezione, stavo per riavviare, ma non importa, qua coltello non ci interessa. Cash un po' di più. Tanto adesso se ne crea un po'. Non mi ricordo che boss c'è adesso. Chi è il quarto boss? Ho pochissima vita. Perfetto. Siamo riusciti. Ah, me lo ricordo chi è. E con tre tacche di vita ce la dovremo avere, ce la faremo perché è un altro classicone. È il Fleaman sopra la creatura di Frankenstein. Quindi io vado qui e comincio a spammare questo. Però già ho sbagliato, perfetto. Perché devo far così. Vedi, vedi, iperstannato. A posto, wow, che difficoltà anche questo boss. Cioè, la boccetta fa tutto, io non lo so. Chi l'ha inventato sto gioco, vero Koji Igarashi? Perché hai fatto la boccetta così potente? Forse era il suo colluttorio, non lo so. Ok, adesso questo livello va su e c'è il penultimo boss. Ecco, fammi salvare prima che quei Fleamen mi attaccano. Flea scritto come quello di Red Dot, tra l'altro, vabbè. Che vuol dire pulce, per chi non mastica l'inglese. L'uomo pulce. Queste sono le armory in teoria. Ok. Oh, madonna che quello lì mi fa innervosire sto tizio. Aspetta, fammi salvare. Queste sono, sì, le prigioni. Chi ci sarà mai nelle prigioni? Il penultimo boss di Castlevania è sempre lui. Forse uno dei boss più fighi di sempre. Un boss che tristemente dovremmo incontrare anche nella realtà prima o poi. Qua c'è un segreto. Se mi arrivano quegli ossi. Che amazzo, ecco, lo sapevo. Oh. 4 danni fanno quegli ossacci. No, qua c'è un secret. Qua sembra tutto che è un secret, ma non è vero. Chi è il secondo spectator? Ti saluto in caso. Stiamo giocando a Castlevania per NES, previsto per. Oh, eccolo, vedi che c'era? In una collection che sto giocando su PlayStation 4. Molto molto bella. Che nervoso questi. Vabbè che ho salvato adesso, quindi. Questi sono i Blood Skeleton che si risuscitano sempre.
Ah, gli Axe Armor, vi ricordate? Questi erano, è la prima versione degli Axe Armor, guardate che belli. Questo scompare, questo anche l'altra volta mi è successo. Questo qui non lo devi indietreggia fino a scomparire, non si sa perché. Qua salvo che siamo veramente agli sgoccioli. Poi l'ultimo livello è una roba incredibile. Quick save su quick save. Tanto lui le lancia o alte o basse. Vedi? Ma sfarfallava anche così su un S, vero? Boh. Sì, sicuramente sì. Tre tombe così. Il Blood Skeleton. Poi mi ricordo che c'era da fare un bel quick save perché c'era una situa un po' particolare. Comunque sì, ah, vedi, c'è il danaro dall'altra parte. Scendiamo. Questo io non ho capito cosa so, tipo se è un laboratorio alchemico. Anzi, mi sa che proprio. Oh, guarda che roba questo, eh. Oh. Aspetta. Sì, mi dovrebbe essere il laboratorio alchemico. Questo pezzo qui almeno. Tutte location che poi le vedremo in tutte le volte che il castello di Dracula torna. Beh, visto che le asce le posso distruggere anche se sono basse. Sì, ma io non mi avvicino se. Devo fare così. Guarda che roba, mamma mia che rischio. Oh, matti matti come un cavallo. Uff, adesso poi mi son perso. Ah, questo si è rigenerato, dai, che scandalo. No, no, via, 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 via. C'ho 4 di vita, non gliela faccio. Dammi un pollastro, dammi un pollastro. Però c'è il pollastro da qualche parte qui sotto. Che stolto che sono, dove l'avevo salvato? Da qui, sì, va benissimo da qui. No, questo è un pezzo che è un po' bifido, perché gli Axe Armor. No, provo a rifarlo bene. Vanno all'indietro. Guarda che stolto. No, aspetta, io sì lo attiro qui. Perfetto. Va bene, dai, let's go. Teoria si poteva andare lì anche, ma. Basta colpire con tempismo e non ci becca niente. Un polletto no, eh. No, niente da fare. Però abbiamo metà vita. E chi ben sa che metà vita non basta per questo pezzo. Qui c'è questo, me lo ricordo perché questo è l'ultimo checkpoint prima del boss finale. Però noi usiamo i quick save, chiaramente. No, la croce fischia. No, invece è meglio. Meglio, 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 meglio. Forse. Cioè io quel posto boss l'ho sconfitto con la croce, ma chissà se è meglio o peggio. Croci, sì, perché non le puoi spammare come nei capitoli successivi. Sono
Sono un po' più. Oh, eccolo qua. Qua me lo ricordavo il polletto, ma adesso qua super difficile arrivarci, no? Da mage al boss. Però fatti fare una speedrun. Ecco, capito. I Medusa Head del cappero. Vedi, mamma mia, che scomodità. Dai, 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 eh. Vabbè, proviamo ad andare oltre, anzi, vediamo che succede. Non so se salvare, vabbè che io la prima volta c'ho solo due chance, togliere. Ci sono arrivato così la prima volta. Dai, proviamolo così. Secondo me ce la facciamo uguale. Perché anche l'altra volta ci sono arrivato con 6 vite. Guarda. Ed è la morte, ovviamente. Chi se no? Ecco, vedi? Ho due. Vedi, è difficilissimo. Qua aspettatevi un load ogni 3 secondi. Posso essere colpito solo due volte. Il trucco è. E appunto colpire con la croce. Mamma mia, in pratica riuscire a destreggiarsi tra le croci. No, questo è una cosa che faccio sempre, che salto dove spawna il primo falcetto. E qua preparatevi a un sacco di. Guarda che. Vedi, questo è un lancio bello perché. Ah! Porca miseria, vedi, metà vita e io ho tolto. Così bisogna fare, semplicemente. Stare attenti. Questo ci ho messo un pochettino, eh. Vedi, perché dopo fanno queste diagonali che è impossibile da recuperare. La morte è sempre dolorosa. In verità con la boccetta so che te gliela spari lì. Ecco cosa serve il tomo, che vedi. Uno, due, e poi carico. Questo è il mio classicone. Il tomo serve, quello col numero romano, serve che puoi lanciare due oggetti alla volta anziché uno. Infatti sta utile. Ecco. Infatti me l'ha lanciati due di fila prima. No, ho sbagliato, perché se te colpivi il candelabro con la croce, a volte ti dà, boh, non lo so da cosa di me. No, difficilissimo. Io comunque carico prima che Simon cade e fa tutta l'animazione di morte per far prima. Ero già morto, non vi preoccupate. No, difficile. Mi deve capitare un pattern, cioè non è che mi deve capitare un pattern, io devo stare attento. Ma comunque ci siamo, Perché poi con le croci che io lancio, dette boomerang nel manuale di istruzioni di questo primo capitolo, che so, è palesemente la croce. Dai, quello di dai, no. Mi ha preso due volte di fila quel maledetto. Questo mi ricordo anche con l'emulatore quando ero piccolo. Le bestemmie.
Perfetto. Perfetto, mamma mia. Potevo lanciare fino a tre croci alla volta con col tomo. Io lo chiamo un tomo, anche se in verità boh, cos'è, un tassello. Dai, 35 minuti di live. Siamo al penultimo livello, perfetto. Cioè, questo è al penultimo livello, ora andiamo allo stage finale. Conto il conte Giacula. Vabbè, spoiler, scusate, però insomma, come se non. Questo è un livello che si svolge. Capuppappa, però ho preso l'accetta. Vabbè, non importa, va bene, let's go. Comunque, anche l'Egitto in teoria si dovrebbe finire tranquillamente. Cioè, alla morte ci si arriva comunque. Ecco, questo è il primo boss. Ecco, e io sono un dao. Si può dire, vabbè, il modo di dire è nostro. Sono uno stolto. Via 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 via
Poi vedi, colpendolo lo sta... ma allora sei qualcosa, eh. Sei qualcosa. Tu cosa vuoi? Vattene. Ti immagini se poteva tornare indietro? Ecco, io qua faccio un quick save e qui siamo veramente alle battute finali, ma è un incubo, sono due stanze che sono un incubo. Guardate quante quick save fa, guarda che roba, eh. Via, 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 via. Ah, c'è il pollazzo. Fammi caricare, va, un attimo. Perché il pollazzo ci serve. Dai, salta qui, salta qui. Ma tanto, guarda, quello mi ha bombardato. No, no. Troppo, troppo. No, ho sbagliato, vedi, un attimo, non ci sto con la testa. Ma dai, nello scalino mi ha preso il tallone da killer, come al solito. Ma no, ma allora prima come ho fatto, scusa, eh? Devo andare subito? No, ma come ho fatto prima? Non salivo immediatamente. Ah, ok, facevo così. Vabbè, ma allora sono qualcosa. Durante il cambio fase salvo, creando un glitch assurdo, no? Vedete, se le scale diventano incorporee se tu non le sali in modo regolare. Perfetto. Mamma mia, ste scalinate. Uf, questo è l'ultimo momento di respiro, dove sto salvando ora. Guarda. Ho salvato, sì, ma per sicurezza perché sto fuori di testa. Let's go. No. Il coltello non ci piace. Io ti sparo sul torace. Qua siamo alla Clock Tower, vi ricordate su Symphony of the Night? Qua cado, sì, era per mia curiosità, volevo testare il gioco. La Clock Tower, perfetto. Quindi noi andiamo qui. Arrivano i Flea Man a rotta di collo. Noi recuperiamo vita, scendiamo. Salvo immediatamente. Che
che è un errore fatale salvare qui. Visto? Qua è impossibile tipo arrivare incolume, no? Perché quello ti... Boh, è andata... Va benissimo. A me sta molto bene, sinceramente. Perché qui siamo alla scalinata finale del conteggio Acula. Adesso vi faccio vedere, non salvo niente. Qua c'era il segreto, vi ricordate? No, no, non c'era qua, vabbè. Mi sto confondendo giochi. La scalinata dove anche Richter è salito all'inizio di Symphony of the Night. E adesso inizia l'incubo, perché useremo la nostra prima vita. Occhio, la boccetta fondamentale. Ecco, già ho sbagliato. Bisogna colpirlo in testa, ecco. Se tu sbagli direzione, ok. Ma io salvo qui adesso, prima fammici arrivare, perché c'ho piena vita e comunque qua ti fa trovare tutto il necessario, la frusta con le spine e soprattutto la frusta lunga, quindi c'è tutto il necessario per vincere. Sono 10 boccette. No, però non salvo perché non si sa mai. Anzi, io salvo... No, non salvo. Per lui toglie 4, eh. Vedi? Fa quella mossa bifida che mi dà un fastidio che ti spona addosso. Kent... No, non cade, ho sbagliato. Un altro spettatore ci ha abbandonato. Forse non voleva vedere Dracula sconfitto, mi dispiace. Sì, alla fine conviene salvare qua, perché l'ho battuto, caricato, cioè nel senso... Oh, ci è andata la grassa perché ci ha dato 2 boccette in più. Io quasi salvo qui quando si crea lui, almeno facciamo prima. E tra un po' abbiamo finito, ragazzi. Nel senso, questo è Castlevania 1. Ho sbagliato. C'è un modo preciso per farlo. Vedi, se tu... Puoi anche guadagnare delle... Che fastidio quando fa così, oh. Vedi, lui c'ha una mossa che se ti spona addosso, devi tu... Premere già la direzione giusta dove fuggire, perché dall'altra se premi la direzione sbagliata. Io quasi che a ogni... Adesso ogni colpo salvo, no? Ogni tot, dai, però, perché sennò... A ogni colpo perfect. Vabbè, dai, adesso non esageriamo. Perché l'importante è stare nella direzione, nella distanza giusta. Vedi, da vicino noi se la fa. Devi per forza, boh, non so fare cose.
Vedi? Se non becchi il punto giusto, vedi, ti spona addosso. E se non stavi già premendo, no, questo proprio. Non mi sento in colpa di usare quick save con un boss del genere, dai. Oh, belle mosse, abbiamo guadagnato anche dei cuoricini, che i cuoricini ci permettono di usare più boccette. Ti dirai quando, vedrete. Dai, perché mi ha colpito? E questo con la mossa del respawn nella schiena, classicone di Dracula. Ah, no, no, no. Non mi va. Ok, c'è un altro spectator. Stiamo vedendo il primo Castlevania uscito per NES. Perché troppo vicino non riesce a con la frusta a distruggere tutte le fiammette. No, infatti ho paura. Vedi, tu devi già sapere che ti farà il bifido, quindi vai qui. No, ho sbagliato, vabbè. Ottimo, abbiamo guadagnato altri 3 cuoricini. Sono fondamentali. Ah, però fa la tecnica dello spawn malvagio. Che adesso famo tutta una tirata se ce la facciamo. Sono morto anch'io. Che disdetto. Vediamo cosa succede. Niente. Non succede niente. Volevo vedere se si faceva vedere qualcosa. Però non allarmatevi. Adesso facciamo. Mancano solo 3 frustate. Frustate alla vittoria o alla presunta tale. Ecco, no, questo non lo posso accettare. Respawn dietro la schiena. Ecco. Adesso è la fine. Ma là che ci sono arrivato con più vita. Perché con la boccetta tu lo devi stordire e poi lo colpisci nella testa. Oh, incredibile. Qui c'ero arrivato che potevo essere colpito solo una volta, quindi tipo lui fa, se non fa il salto gigante è inevitabile, quindi ho dovuto riprovare finché non andava. E niente, abbiamo finito così Castlevania, il primo in assoluto, Akumajo Dracula. Che sarebbe bello il cielo NES con il retino. Ecco, James Banana, che in verità sono le due ragazze giapponesi che si fanno annoverare così come compositrici.
Mummy Man, Medusa, questo è il cast. Ma come, il cast di cosa che sono degli sprite? Come fosse un cast di un film. And the Iron Simon Belmondo. Sì, che in realtà sarebbe Belumondo, no? Tipo una roba un po' così europea. Solo che dopo per farlo più figo l'hanno chiamati Belmont. Però sì, la traduzione è Belumondo. E poi il gioco è uno di quelli che ricomincia da capo, vedete? Però a noi non ci interessa. E sulle note di Vampire Killer ci salutiamo qua e abbiamo visto il primo Castlevania insieme. Sono stato contento che la run sia stata bella fluida. Abbiamo detto tante cose all'inizio, l'introduzione penso ho detto tutto il necessario. E adesso procederemo con Simon Quest, adesso credo che è super difficile, non l'ho mai finito e vedremo come va. Prima lo testerò e poi farò uscire l'episodio, prima in live, chiaramente come oggi. E vedremo, va bene. Poi dopo ci saranno altre sorprese vampirose, se tutto va bene. E grazie per essere stati ancora una volta qua a seguire questo retro gaming. Grazie per chi c'è stato e per chi ci sarà. Ricordate di recuperare il video su YouTube se non l'avete visto in diretta, appunto sempre a Bonpezuma. E buon, ci si vede alla prossima caccia di vampiri. Buona.